Ci troviamo all'ospedale Michele Pietro Ferrero di Verduno, dove abbiamo in programma di fare un evento formativo sulla medicina interna il 15 e 16 di ottobre, che si chiama Medicina Interna 2021, clinica e ricerca si incontrano. Perché questo titolo? Perché, vede, allora, la clinica ha delle performance ogni giorno distribuite sui pazienti che abbiamo in reparto. La ricerca ogni giorno fa un passo avanti. La clinica riesce a star dietro alla ricerca se c'è un'adeguata formazione. In altre parole, la frontiera della ricerca è inseguita dalla frontiera della clinica e va più veloce della frontiera della clinica. Solo con sforzi formativi importanti, e questo crede e spera di essere tale, allora si riuscirà a fornire al paziente la miglior cura possibile. Questo è un evento che, per fortuna, dopo questo periodo di Covid si riesce a fare in presenza. Si riesce a fare in presenza in una aula, in una sala che viene sostanzialmente inaugurata da questo evento, che è l'auditorium dell'ospedale di Verduno, fortemente voluto dalla Fondazione Nuovo Ospedale, e che dobbiamo tutti ringraziare perché ci mette a disposizione un'aula tecnologicamente piuttosto avanzata. E in quest'aula per la prima volta ci reincontreremo a parlare, a discutere di temi della medicina interna. Medicina interna che è al centro, è attore principale su temi come patologie cardiovascolari, patologie respiratorie, patologie infettive o anche ematologiche. Bene, tutti questi temi verranno affrontati in aula nei giorni 15 e 16, facendo intervenire personaggi illustri della medicina interna italiana che si sposteranno dalle loro città lavorative per venire a Verduno e condividere con noi, con tutti noi internisti, ma anche altri specialisti. In particolar modo io spero che siano molti i medici di medicina generale che decideranno di intervenire non solo come discussant, moderatori o relatori, ma anche come attori nel discutere di casi clinici e di evidenza della letteratura. Interverrà anche la professoressa Mazzolai dall'Università di Losanna in streaming per fornirci le ultime novità in campo vascolare. Ebbene, è un evento che sarà vissuto per la prima volta, vi dicevo, in presenza, ma per chi non potrà essere presente il 15 e il 16 ci sarà la possibilità di avere i crediti formativi e partecipare alla formazione utilizzando la via della formazione a distanza, che sarà disponibile dal giorno 19, e per chi vorrà, non ha bisogno dei crediti, potrà gestire l'evento con il canale YouTube della FADOI, che, su cui verrà inviato in diretta l'intero programma, l'intero congresso. Pertanto noi ci auguriamo di incontrarvi numerosi qui all'ospedale di Verduno il 15 e 16 per discutere di ricerca, per avvicinare la frontiera della ricerca a quella della clinica, per dare il miglior servizio e la miglior cura a tutti i nostri pazienti.